Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi appuntamento con un tutorial. Andiamo a vedere quella che è una feature che è stata introdotta quest'anno e che io avevo visto utilizzata parecchio a livello pro, quindi non pensavo che voi rimaneste sorpresi della possibilità di poter fare questa cosa. In particolare dopo la prima patch sembra che tutti quanti abbiate scoperto la possibilità di poter andare ad effettuare questa meccanica, ossia la meccanica dell'annullare le skill. Mi chiederete cosa vuol dire annullare una skill? Vuol dire esattamente andare a premere due tasti per bloccare l'animazione della skill stessa, e questo comporta tutta una serie di lati positivi, soprattutto in alcune situazioni e porzioni di campo, che derivano appunto dal bloccare l'animazione e sorprendere così il vostro avversario, che magari si era disposto in maniera tale da poter andare ad annullare o meno la vostra azione offensiva. Quindi, cosa facciamo in questo tutorial? Andiamo a vedere come si vanno ad annullare le skill e quali sono le skill secondo me più utili da annullare e in quali frangenti di gioco. Quindi lo sapete, classico cambio di scena, e vedete che ci ritroviamo su play e abbiamo a schermo il nostro pad in maniera tale che vi vado a mostrare per bene i tasti da premere. Vi dico molto banalmente, per annullare la skill dovete cliccare L2 più il tasto della corsa, quindi può essere R2 o come nel mio caso R1. Concetto base, quindi poniamo il caso io voglio annullare ad esempio la skill, facciamo una Devita Flick, vado a fare la Devita Flick, eccola qua, aspettate, eccola qua, e vedete che schiacciando L2 ed R1 l'animazione rimane esattamente a metà. Lo riproviamo a rifare, aspettate, mi esce sempre questa per sbaglio, eccola qua. Se poi mettete addirittura l'analogico in avanti, facendo la Devita Flick vi esce anche questa sorta di boost. Purtroppo io ho il pad di play che è un attimino in condizioni critiche, quindi non mi esce sempre. Riproviamo. Eccola qua. Quindi questo è il concetto base sul annullamento delle skill. Adesso vi vado a spiegare quali sono quelle che secondo me è più utile annullare. E dove? La prima, secondo me, è la crocchetta. Vedete, crocchetta che sapete banalmente si fa L1 più analogico nella direzione dove volete andare, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio vedere la crocchetta annullata. Guardate qui, ad esempio, io mi trovo in questa porzione di campo, crocchetta. Aspettate che ho palleggiato. Crocchetta e vado ad annullarla. Vedete come il giocatore trascina la palla, ma poi la controlla subito. Guardate qua. Crocchetta annullata. Crocchetta annullata. Guardate qui che utilità c'ha. Ad esempio mi trovo qui, crocchetta annullata, crocchetta annullata. Vedete come il giocatore praticamente fa questo scivolamento sul campo fulmineo e c'ha subito immediatamente il controllo del pallone. Invece la crocchetta, vedete, è un po' più lenta l'animazione. Invece guardate qua, crocchetta boom, annullata, crocchetta boom, annullata subito. Posso fare un'altra skill, posso fare tante cose. E in particolare, secondo me, l'annullamento della crocchetta è utilissimo appunto per girarsi. Ad esempio sono qui, boom, crocchetta annullata, bam, mi giro, boom, crocchetta annullata. Ad esempio sono qua, crocchetta annullata, mi giro. Vedete come state dando qua spalle alla porta, crocchetta annullata, boom, siete immediatamente girati e col pieno possesso del pallone. Quindi la prima skill, secondo me, tra le più utili da annullare è proprio questa. È esattamente la situazione di gioco nella quale la andiamo a applicare, è questa qui, ossia quando abbiamo bisogno di girarci in maniera fulminea. Ma anche qui, ad esempio, se vogliamo andare a operare questo scivolamento, guardate, siamo qui, crocchetta annullata, crocchetta, crocchetta annullata, boom, subito di qua per poter calciare, dare palla, eccetera. È veramente una combinazione molto interessante, secondo me, e che è appunto tra quelle più utilizzate dai pro. Un'altra molto molto utile che ho riscontrato è il fake turn, questo qui, che si fa banalmente, vedete, dal pad, girando due volte l'analogico opposto alla direzione in cui siete. Quindi il tacco tacco, per esempio, sapete, si fa così. Con questa fate semplicemente due volte nella stessa direzione, non una volta nella direzione in cui guardate e una in quella opposta. E questa qui da annullare tanta tanta roba, raga, perché guardate qua, fake turn, boom, annullato. Faccio finta di girarmi e invece continuo a correre, raga. Guardate qua, boom. Annullato. Annullato. È di una comodità questa qui, unica. Credo che converrete con me, facilmente riuscite a capire quando andare ad applicare questa situazione, ossia soprattutto quando state correndo in fascia. Guardate qua, boom, mi giro immediatamente, me ne vado. Ancora una volta, sono in fascia, sto correndo, faccio finta di tornare indietro, non è vero, annullo, corro e vado dritto, posso entrare in area, fare un'altra skill, servire un compagno. Questa qui l'ho trovata veramente utile, mi è tornata anche tante volte a mio favore. In particolare ho visto
Tanti pro a utilizzarla, a partire da Megabit, Zidane, quelli con i quali sto giocando in questi giorni. Si può provare anche a fare una combo di questo tipo, del genere, boom, faccio finta di tornare indietro, crocchetta no, crocchetta annullata, vedete, così, e mi ritrovo immediatamente in area. Diciamo che la possibilità di annullare le skill vi dà veramente tante, tante, tante opzioni. Paradossalmente anche la Devita Flick da annullare non è assolutamente male. Guardate qui, come prima vi facevo vedere, boom. Praticamente faccio una sorta di movimento quasi da pivot alla pallacanestro. Do il corpo all'avversario e mi giro, avendo guadagnato anche spazio. E posso puntare l'area, servire, entrare in area, dentro, passare. Insomma, mi si crea veramente una situazione favorevole. Quindi, quelle che secondo me sono le più efficaci sono queste qui. Per quelle che sono le porzioni di campo e le situazioni di gioco in cui vanno applicate, sono queste. Ovviamente adesso non impazzite a mettervi a cercare di andare a annullare tutte le skill, eccetera, eccetera, perché poi lo sapete che è troppo storpia. Se cercate di annullare skill che non vale la pena annullare, non fate altro che magari conferire un vantaggio al vostro avversario. Quindi... tenete a mente queste tre, fatemi sapere se già andavate ad utilizzare questa meccanica, fatemi sapere se l'avete scoperta da poco, fatemi sapere che ne pensate. E nulla, per questo tutorial è tutto, ragazzi. Io vi aspetto ogni giorno in live sulla piattaforma Viola, vi ricordo di lasciare un like, un commento, cose da youtuber che mi fanno bene, e soprattutto iscrivetevi al canale, che stiamo crescendo bene e sono veramente contento che apprezzate i miei contenuti. E nulla, ragazzi, io vi auguro una buona giornata e vi saluto, ciao ciao.